Il liceo classico apre le porte a famiglie e studenti per il tradizionale Open Day, una occasione in cui la storica istituzione gelese si è confrontata con gli alunni della scuola media per presentare la sua proposta formativa, che consiste in diversi indirizzi, dal liceo classico alle scienze umane. In occasione dell'Open Day, studenti e docenti hanno raccontato il lavoro culturale svolto nella scuola e presentato anche i vari indirizzi, le metodologie di lavoro, le iniziative extracurriculari. Il dirigente scolastico Gioacchino Pellitteri si è soffermato sull'importanza della preparazione di base del liceo. Il classico comunque è la scuola che forma soprattutto le classi dirigenti, i funzionari di Stato, degli enti locali, i liberi professionisti, e mi piace ricordare che studenti del classico sono anche persone che si sono affermate in campi professionali diversi da quello dell'insegnamento delle lettere classiche. Faccio un esempio: Chiara Cocciara, che è stata alunna di questa scuola, è stata indicata fra le eccellenze mondiali ed è ingegnere spaziale. Ci sono ragazzi che escono al classico e vanno a iscriversi a laurearsi in materie tecniche specialistiche come ingegneria, economia, eccetera. Ma perché vengono al classico? Diceva l'altro giorno su Facebook uno dei più grandi scienziati, uno dei più grandi matematici del mondo, che è un grande matematico, ma ha studiato al classico. Perché il classico? Perché attraverso quelle che io chiamo interpretazioni ermeneutiche consente il classico di entrare nella mente, nella testa, nell'esperienza di un mondo culturale che non ci appartiene più, che è completamente superato, ma che ci fornisce la possibilità di acquisire il metodo di studio. Il classico è la scuola che insegna il metodo di studio con cui affrontare qualunque disciplina. In una affollata aula magna, anche momenti di divertimento con una mini commedia interpretata dagli stessi studenti. La scuola intesa anche come momenti di socializzazione. Per noi, ancor prima che imparare le discipline a scuola, è importante soprattutto creare una vera e propria famiglia con i nostri compagni. E quello che ci ha insegnato il liceo classico in questi anni, infatti, è stato proprio questo: formarci per la vita e non tanto imparare soltanto le materie scolastiche. Tu sei, mi pare di aver capito, l'ultimo anno di questa avventura al liceo. Avrai già pensato e scelto cosa fare dopo? Sì, io andrò a Milano a fare un'Accademia delle Belle Arti, e questa è la dimostrazione che il liceo classico ci apre a tante strade. In questi giorni ci siamo dedicati in maniera profonda alla realizzazione di questo progetto. È stata una bella settimana, è stata diversa dalle normali che facciamo qui al liceo. Per chi ha 14 anni oggi e pensa, ma se vado al liceo non è troppo impegnativo, qual è la tua esperienza? La mia esperienza è che nulla è impegnativo se c'è la volontà. Con la volontà si possono fare tante cose, quasi tutte. Quindi ben vengano i nuovi compagni dell'anno prossimo.